Ciao, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, questi sono quelli che abbiamo fatto ieri. Vi ricordate i due stencil, i due stencil nuovi? Ah, grazie Maria. Dici che sono troppo simpatica, io non sono così sicura. Comunque, oggi vi avevo cominciato a preparare la famosa strega. Ok, ciao Pompea, un abbraccio. Allora, la strega che questa qua ovviamente è una cosa fatta molto veloce stamattina in 448. Perché vi ho preparato la strega? Innanzitutto perché secondo me, allora, mi avevate chiesto tempo fa come faccio a fare il, come si dice, la pelle degli anziani, diciamo così. Allora, io adesso ho fatto metà viso, aspettate che ve l'avvicino se non sfoca troppo. Metà viso è fatta, metà viso è da fare, quindi volevo farla insieme a voi. Dopodiché magari l'andiamo a rifinire e cominciamo la colorazione, ok? Quindi dobbiamo innanzitutto prendere lo strumento con che cosa io faccio, diciamo, la pelle degli anziani. Lo faccio, scusate, ok, con lo strumento in silicone a punta, ok? Innanzitutto, la prima cosa, ora io ormai ammetto, cioè vado abbastanza di default, però se non siete sicuri, scaricatevi delle immagini, prendetevi delle foto di persone anziane dei primi piani e guardate la direzione diciamo delle rughe, ok? Perché è molto importante. Ovviamente ci sono tanti modi per farlo. Io ora ve ne faccio vedere uno perché non abbiamo purtroppo il tempo di farli tutti. In primis cominciamo a mettere a questa strega un paio di bitorzoli che altrimenti non è una strega che si rispetti. Il primo glielo mettiamo qua sul naso. Quindi cosa ho fatto? Ho preso una pallina di pasta di zucchero e con un pennellino in caucciù, che cosa faccio? Se mi avvicino troppo che sfuoca, ditemelo, ragazze, però io devo farvi assolutamente vedere come devo essere un pochino più vicina perché altrimenti non lo vedete. Io che cosa sto facendo? Sto facendo in modo tale che attaccando praticamente i bordi della pallina di pasta di zucchero diciamo così, al naso, ok? Dopodiché, con l'aiuto, eccolo qua, di un pennello da pittura, vado ad ammorbidirlo perché, come dico sempre, io li uso molto i pennelli da pittura perché mi aiutano, diciamo così, la fase di modeling senza però essere troppo aggressivi e quindi non mi deformano diciamo così, la parte. La stessa cosa la possiamo fare sul mento, quello l'abbiamo messo da questa parte, quindi questo mettiamolo di qua, ok? E ugualmente, aspettate che provo ad avvicinarmi un po', così. Ora dobbiamo fare il discorso del naso, i pori della pelle del naso. Quindi, sempre con lo strumento, come vi dicevo prima, ciao Miriam, un abbraccio. Io non faccio altro che andare a picchiettare in questo modo, ok? Così. È un lavoro un po' menoso, come si suol dire. Puntini. Allo stesso modo li faccio anche qua intorno alle labbra, senza esagerare. Fossi un uomo esagererei di più perché avrebbe anche la barba, ma in questo caso non è una strega, è una donna, quindi non esagero più di tanto. Vado a rifinirgli un po' la narice così e così gliela rialziamo. Ok, avete visto? Abbiamo rialzato la narice. E allunghiamo un po' la punta, finiamo ancora due puntini. Questi puntini saranno più ricchi a livello, diciamo, della punta del naso e andranno a, diciamo, a diradarsi man mano che saliamo al naso. Per quel che riguarda invece le rughe, come adesso la riavvicino, ditemi se va a sfocare, eh? Così, ok?
Vedete, abbiamo già, io avevo già creato le rughe sia a livello degli zigomi che sulle palpebre, sull'arcata sopraccigliare, sia a livello delle guance. Partiamo anche qua sopra il labbro, quindi dobbiamo tenere in considerazione una cosa: se è una persona anziana è proprio una questione di forza di gravità. Man mano che si invecchia, la pelle cede, ok? Perde elasticità e quindi tende verso il basso. Quindi noi dobbiamo sempre tenere conto di Quindi questo. dobbiamo Andare verso il basso. Quindi come facciamo? Sempre delicatamente, mi raccomando, non dovete fare dei solchi, eh? Andiamo, portiamo il segreto quando fate delle rughe è non fare delle linee dritte, ok? Ora ve lo faccio sulla mano, non fate così. Muovetevi in questo, vedete? È come se io avessi la tremarella alla mano, ok? Quindi così e scendete delicatamente in questo modo. Ok? Così. Poi sulle labbra, se notate, negli anziani le labbra tendono ad assottigliarsi, quindi non ne avranno, ne hanno sempre molto poche, soprattutto il labbro superiore, ok? E nel caso dell'anziano, ovviamente anche quello è coperto dalle rughe. Quindi che cosa farò? Dal interno verso l'esterno andrò a creare le rughe anche sul labbro, ok? Poi passiamo allo zigomo. In questo caso mi avvicino, forse ho sfocato un po' troppo, le rughe, scusatemi, hanno questo andamento, quindi allo stesso modo le facciamo anche di qua. Quindi partiamo dal centro dell'occhio, ok? Cominciamo a scendere così. Ok, poi qui uguale. Poi dall'occhio facciamo partire le famose zampe di gallina. Scusate, mi sono girata male, ok? Così e le uniamo un po' tra di loro, così, così, così. Qua scendiamo, cominciamo a scendere verso il basso e ci andiamo ad unire alla, andiamo a lavorare sulla guancia in questo modo. Così, stesso discorso lo facciamo sull'arcata sopraccigliare, non so se riuscite a vedere questa, quindi così, qua ho esagerato, stavo guardando lo schermo e non il lavoro, ok, così. Siete voi che scegliete il grado di anzianità, diciamo così, della strega in questo caso o della persona anziana. Ok. Stessa cosa la facciamo. Ci siete sempre, come siete silenziose oggi. Sì che vi leggo poco, però siete particolarmente silenziose. Ok. In questo modo. Ok? E abbiamo creato il appunto come si dice, la pelle, diciamo, dell'anziana. Siamo andati a creare i pori del naso, abbiamo aggiunto i porri invece sulla pelle. Ricordatevi sempre che è un anziano, quindi tutto tende verso il basso. Quindi i movimenti anche dei pennelli fateli in maniera mirata, ok? Quindi dall'alto verso il basso, se la pelle si porta verso il basso, va benissimo, ok? A questo punto dobbiamo andare a colorarlo.